Cari amici, bentornati a Torgler Tech & More, bentornati in diretta. Oggi, come potete vedere, la nostra chat room virtuale è piena di ospiti, siamo di nuovo in quattro, quindi sono molto felice di introdurre il tema della puntata. Parleremo di impermeabilizzazione, tecniche e professionisti con tre ospiti d'eccezione. Oltre ad Andrea Sandri, che saluto, il mio co-conduttore tecnico e compagno di avventure di Tech & More. Buongiorno a tutti. Aggiungo solo che siamo in quattro, perché sennò diventa assembramento, quindi non possiamo essere in più di quattro contemporaneamente. Non siamo congiunti, dunque. Allora va. Esatto. Buongiorno a tutti. Saluto anche Stefano Stoppani, nostro responsabile di area e responsabile tecnico. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E poi, come potete vedere, l'ultimo, ma non per ultimo, Giovanni Grondona Viola, presidente di Assimp Italia, che è l'associazione di imprese di impermeabilizzazione Italia. Prego. Ciao a tutti, un ringraziamento a Torgler per averci coinvolto in questa interessante iniziativa. Ecco, allora, il tema della puntata, come abbiamo detto, appunto, parleremo di impermeabilizzazione, andremo a vedere un po' di sfaccettature tecniche, ma come primo punto d'inizio, se siete d'accordo, ci terrei e ci terremo anche ad andare a presentare la realtà di Assimp Italia. A tal riguardo avremo anche un piccolo video che vi faremo vedere fra poco. Signor Grondona, se vuole iniziare lei di sue parole e poi magari trasmettiamo il video di presentazione, le lascio il microfono. Sì, perfetto. Io la ringrazio. Assimp Italia nasce a Livorno nel 2002 da un manipolo di imprenditori che non erano soddisfatti dall'andamento del mercato e nello specifico dalla considerazione che le imprese di impermeabilizzazione avevano sul mercato dell'edilizia. Abbiamo fatto tantissima strada, siamo impegnati in questo periodo un po' meno perché non ci sono più obiettivamente le possibilità di incontrarsi, però siamo sia sui tavoli uni, abbiamo ottimi rapporti col Forum Edil Nazionale, che sarebbe l'organo centrale che controlla le scuole edili in tutta Italia, e la nostra struttura è una struttura agile e snella, abbiamo un consiglio direttivo che in questo periodo purtroppo si è riunito in maniera virtuale alcune volte, un comitato tecnico, una commissione sviluppo che sviluppa appunto le iniziative di Assimp Italia, iniziative editoriali, iniziative di qualificazione della manodopera, aggiornamenti per esempio con i soci aggregati su novità che si presentano sul mercato relativamente all'impermeabilizzazione, e andiamo avanti sempre con l'obiettivo di qualificare un comparto che in passato era un po' bistrattato, ma in questi ultimi anni ha raggiunto una sua piena competitività e una competenza degli addetti che intervengono all'interno delle imprese edili, ovvero degli operai che operano sul campo, in un mercato complesso ma che obiettivamente negli ultimi anni sta dando delle soddisfazioni alle imprese che tendono a qualificare la propria manodopera e tendono le imprese stesse a qualificarsi. Ecco. Questo può essere un cappello di presentazione a questo video che, tra parentesi, è stato realizzato durante il lockdown di marzo e di aprile, da parte di un componente del consiglio direttivo che in quel periodo, non avendo cantieri aperti perché eravamo tutti fermi, ha realizzato questo in sinergia con un grafico, un interessantissimo spot che presenta la nostra associazione, lo spirito un po' che ci lega. Ecco. Certo, tra l'altro si parlava prima dietro le quinte, che al di là poi anche della tecnica, soprattutto si va a lavorare anche su una questione di formazione e con un occhio anche di riguardo alla qualità. Tematiche che poi sono abbastanza ricorrenti soprattutto in Tech & More, ma anche in Torgler come azienda, perché nelle altre puntate abbiamo sempre parlato appunto dell'importanza della formazione e anche proprio dell'importanza che le sinergie questo poi comporta. Se avete qualche intervento, Andrea o Stefano? No, io direi di far partire il video, così completiamo la presentazione della Simp e poi andiamo negli approfondimenti che sicuramente saranno, almeno da parte mia, sicuramente tanti. Tecnici. Perfetto, allora ci rivediamo fra pochi minuti, intanto vi lascio con il video di Assimp.
Eccoci tornati in diretta dopo questo. Veramente molto bello. Io la prima volta che lo vedevo. Bello. Complimenti, stupendo. No, veramente molto bello. L'ha realizzato Giacomo Iride, che è un nostro associato. Mm. Ha messo molto impegno. La prima volta che l'ho visto ero già più carico. Era già pronto a ripartire. È molto carico. Ti dà molta carica. Quindi aiuta sicuramente. Ho partecipato a giugno alla presentazione, quando c'è stato il convegno, no, di Assimp. Ho avuto la fortuna di partecipare. Sì. Proprio quando hanno presentato questo video, devo dire che ha riscosso veramente grande successo da parte di tutti i partecipanti, proprio dal punto di vista emozionale. È piaciuto, sì, proprio, è stata una grande carica a tutti. Ricordiamo che Torger è appunto associata. È associata, sì, sì. Una lunga corte. L'anno scorso che non ero. Non so della corte, sicuramente siamo da poco che siamo, perché da 6 mesi circa, quindi è da 6 mesi che siamo associati. Infatti volevo aggiungere proprio quello, cioè Torgler ha sempre avuto un ruolo a livello sul mercato, abbiamo sempre avuto tanti prodotti, ma Stefano sicuramente è più testimone di me di quanto Torgler sia sensibile al sistema di impermeabilizzazione e abbia nel suo assortimento dei prodotti. Non avevamo mai, sinceramente, io non avevo mai preso in considerazione nella mia precedente esperienza dell'Assimp, ma quando poi confrontandomi con Stefano abbiamo valutato il disco, abbiamo detto sì, è sicuramente nelle nostre corde, ma è sicuramente un arricchimento per noi poter essere associati ad Assimp per poter collaborare con loro. Cioè, io vedo tra noi come Torgler e Assimp, vedo proprio una sinergia nella volontà di cercare la qualità e la formazione, perché poi il signor Gondona lo sa, uno dei punti nevralgici oggi nelle impermeabilizzazioni è proprio la capacità delle maestranze a cogliere l'importanza del dettaglio, no? E quindi fare formazione su questo è importantissimo. Torgler l'ha sempre fatto negli anni con i suoi seminari, con la formazione nelle rivendite presso i posatori, abbiamo fatto sempre convegni anche con le scuole edili, e quindi trovo con Assimp sicuramente una sinergia, una veduta di cose molto in comune. Se posso dire, il fiore all'occhiello un po' delle nostre iniziative è il patentino che rilasciamo ritornando alla qualificazione degli addetti alla posa in collaborazione con le scuole edili. È un patentino che fa riferimento alla norma 11.333, ecco, lo vedete in allegato, e consente al fruitore finale, che sia il privato, l'impresa o qualcun altro che ha bisogno di rifare un sistema impermeabile, di finire e confrontarsi con un'azienda che ha al suo interno degli operatori che sono stati certificati e testati da degli addetti e dalle persone che hanno imprese di impermeabilizzazione. Ed è molto importante perché obiettivamente in giro ci sono tanti improvvisati. È stato un po' un punto di partenza e finalmente porre dei paletti per separare la manodopera qualificata che giornalmente opera nella realizzazione di sistemi impermeabili da persone che saltuariamente, e come diceva giustamente Stoppani, realizzano sistemi impermeabili non avendo l'abitudine a curare il dettaglio, che poi è il punto che il più delle volte crea delle problematiche, ecco. E comprendere anche il tipo di materiale, perché io giornalmente mi confronto, e non è che in un cantiere uno inizia per esempio con una membrana bituminosa e debba fare tutto con la membrana. Ci può essere una porzione che deve essere fatta con delle membrane bituminose, un'altra porzione con dei cementizi, con delle resine. Cioè il ventaglio di prodotti presenti sul mercato è notevolissimo, bisogna comprendere e sapere dove utilizzarli. Ma entrando proprio nel merito di questo, cioè proprio mi piacerebbe entrare nel vivo dell'impermeabilizzazione. Prima fuori onda mi parlava di una sorta di giungla, che è quella dell'offerta dei prodotti per impermeabilizzazione. Effettivamente se ne vedono tanti prodotti, sistemi, perché poi c'è sia il sistema o il prodotto, ma si può parlare di un prodotto che può andare bene per più utilizzi, quindi ci sono tanti prodotti che posso usare anche nello stesso impermeabilizzazione, io posso usare diversi tipi di prodotti sistemi e quindi va bene così, oppure
no, cioè bisognerebbe già escludere a priori in alcuni interventi alcuni prodotti, sistemi. E uscendo dal discorso dei tagli, che come ha detto è una cosa, una parte fondamentale, però in un discorso di impermeabilizzazione la scelta del prodotto sistema è una scelta importante o io posso effettuare diversi interventi anche utilizzando stessi prodotti? No, secondo me la capacità di un'impresa è nel comprendere il tipo di supporto, il tipo di intervento che va a eseguire ed individuare il prodotto più idoneo. Ecco, per esempio, nello specifico dei vostri materiali ci sono dei prodotti cementizi, per esempio, che su balconi aggettanti o altri tipi di superficie, in cui per esempio ci sono anche problemi di spessore, perché purtroppo anche nelle costruzioni nuove, ma soprattutto nei rifacimenti, ci si trova in cantiere con degli spessori che delle volte non consentono l'utilizzo di determinati materiali. La capacità di un'impresa che realizza sistemi permeabili quotidianamente è indirizzare il proprio cliente verso i prodotti migliori per realizzare appunto un sistema impermeabile che duri poi negli anni, perché obiettivamente bisogna poi a fine lavori rilasciare. Le imprese associate a Simp sono in possesso quasi tutte di una polizza postuma decennale che viene rilasciata a fine lavori, di conseguenza l'impresa deve essere in grado di sottoporre al proprio cliente il miglior prodotto a un costo equo, perché non, secondo me quando un cliente va, legge un'offerta di 3 pagine, si ferma sull'ultima, guarda solo il prezzo, direi che ha capito poco di quello che deve poi andare a realizzare, anche perché è un'opera che deve durare più di 10 anni, cioè non è che 10 anni un giorno deve perdere, anche in prospettiva di riutilizzo e di rifacimento appunto di questi materiali che hanno un costo poi per la discarica, perché dovendo demolire ci sono dei costi importanti ormai. Si cerca sempre di dare un prodotto che duri molto più di 10 anni, ecco. Anche perché i prodotti ci sono, non è che non ci sono. Ce ne sono assolutamente. Ma infatti lei parla proprio di prodotti, della quantità dei prodotti, ma un'impresa, noi delle imprese, è parlato adesso, le imprese che danno i prodotti, l'applicatore, l'impresa che lo applica, quindi sicuramente dov'è secondo lei il ruolo che dovrebbe avere un'impresa, nel nostro caso è più importante la qualità del prodotto o la capacità tecnica di proporlo e di conoscere il mondo dell'impresa? Cioè, dov'è che fa più leva? Perché prodotti, è vero, ce ne tanti e assistiamo a prodotti qualitativamente molto alti, molto bassi o idonei per quello. Ma è più importante quello, quindi io ti do un prodotto, o è più importante veramente l'avvalersi di un partner che ti possa affiancare e che ti possa dare quel contributo maggiore che esula dal prodotto, secondo la sua esperienza? Secondo la mia esperienza, l'importante è affidarsi a un partner capace e che fa sistemi impermeabili, perché io mi sono trovato negli anni a rifare lavori realizzati con ottimi prodotti, ma applicati anche in maniera completamente errata. Supporti umidi, supporti bagnati, non adeguatamente protetti, non applicati su superfici che non consentivano l'utilizzo di quel materiale. Purtroppo, noi alcune volte ci troviamo l'impresa che acquista il prodotto, l'impresa generale di costruzioni, e cerca poi il cottimista che viene a fare il lavoro. Secondo me quello è proprio un passaggio completamente errato, perché tu impresa non sei in grado di, a mio giudizio, il più delle volte, di capire che tipo di materiale devi usare. Devi affidarti a un'impresa di impermeabilizzazioni che, avendo anche delle responsabilità, ti consiglia nel miglior modo e ti sottopone dei prodotti che abbiano una durata negli anni e ti segue nella preparazione del supporto. E noi vediamo delle volte delle superfici impermeabilizzate con delle preparazioni che non consentivano proprio la realizzazione dell'opera. Ecco. Beh, sicuramente lì è Stefano, che sicuramente, essendo lui un uomo da cantiere, è quello che forse può testimoniare, sì, in maniera, quello che la difficoltà spesso di proporre magari il giusto prodotto, ma di vederlo poi o dover intervenire per riuscire a farlo applicare nel modo più corretto, giusto? Assolutamente, anche perché, come dicevamo,
il panorama dei prodotti è vastissimo, anche in casa nostra. Noi come Torgler abbiamo un catalogo molto ampio di prodotti, no? Prodotti che vanno dai cementizi, acrilici, bituminosi, poliuretanici. Il essere in grado di consigliare tecnicamente di volta in volta qual è il prodotto idoneo in base alle problematiche, in base ai supporti, in base a quelle che sono le esigenze del cantiere, è sicuramente un valore aggiunto che si deve dare alla vendita del prodotto. Quindi la scelta del prodotto deve essere, secondo me, sempre accompagnata a un consiglio tecnico, un'assistenza. Quindi avvalersi di un'impresa di impermeabilizzazione che già ha fatto dei corsi, che conosce i prodotti, che sa quali sono i vari step dalla scelta, quindi muoversi prima, quindi conoscere il prodotto in base al supporto, in base alle criticità, è fondamentale. Quindi si torna sempre lì, nel punto, quello che secondo me è più importante di tutti, la formazione. Quindi avvalersi di imprese che hanno fatto formazione, che possono dare quindi a disposizione del cantiere delle maestranze formate, tecnicamente preparate, e allo stesso tempo scegliere dei prodotti che, come ad esempio con Torgler, non vendono solo il prodotto, ma affiancano al prodotto un'assistenza tecnica tale che può dare delle garanzie in più alla durata e al successo del nostro lavoro e delle impermeabilizzazioni. Perché, come diceva giustamente il signor Grondona, quando parliamo di impermeabilizzazione parliamo sempre di durate molto lunghe nel tempo, perché un problema su un'impermeabilizzazione è un problema che poi crea dei danni all'ennesima potenza. Quindi se ho un'impermeabilizzazione che perde, non è una semplice impermeabilizzazione che perde, ma crea dei danni ulteriori molto gravi. Quindi quando andiamo a parlare di impermeabilizzazione è fondamentale avvalersi di imprese che abbiano le maestranze formate e, secondo me, utilizzare prodotti accompagnati da un'assistenza tecnica molto importante. Posso dire una parola? Scusate, abbiamo fatto alcuni anni fa uno studio con l'Università di Lucca, Pisa e Livorno, che evidenziava che nelle cause civili il 54% delle cause era imputabile a problemi di infiltrazioni. Dunque, intasiamo anche la giustizia italiana. Di questo 54%, il 54% erano errori di progettazione. Esatto, volevo aggiungere quello. Infatti tante volte stiamo parlando proprio di nuovo, almeno la mia esperienza è che tante volte vieni chiamato su edifici nuovi in cui è stato fatto un errore proprio di progettazione. Quindi quello è, tra virgolette, drammatico, cioè abbastanza drammatico pensare una cosa di questo. Assolutamente, perché ci sono i tribunali che sono intasati di cause su che sarebbero risolvibili a monte. E se mi permetto, il futuro sarà sempre meno nuovo e sempre più rifacimento. E a mio giudizio nel rifacimento ci dovrà essere sempre più competenza, perché dovrai porre rimedio a disastri fatti in anni passati, in anni in cui si costruiva in maniera frenetica, ecco. Tra l'altro vi volevo proprio chiedere quali sono le problematiche che si riscontrano per la maggiore nei cantieri, ma vedo che state già più o meno introducendo l'argomento. Era correlata però anche poi al discorso della formazione, in realtà, quindi vanno un po' di pari passo. Quali sono le tematiche più importanti, diciamo, che si vengono spinte poi a livello di formazione anche? Ma come dicevo prima, noi abbiamo spinto in maniera importante questa norma 11.333, che si sviluppa, è un corso che si sviluppa su 3 giornate e consente alle imprese di impermeabilizzazione che operano quotidianamente di qualificare i propri addetti. C'è un esame che viene certificato da Accredia e rilasciato il patentino da Kiwa, che alla fine di questa giornata di prove sul campo, proprio, non so se vi ricordate sul video che c'erano quei campi di prova dove c'erano i ragazzi che si facevano l'applicazione di membrane sintetiche o di membrane bituminose, viene rilasciato un punteggio che dà accesso al patentino e tante volte non dà accesso al patentino. Noi nell'arco di questi anni abbiamo bocciato anche tanti operatori che purtroppo non erano all'altezza. Ci siamo trovati anche aziende che avevano magari in prospettiva un lavoro di impermeabilizzazione ma erano dei serramentisti. Cioè, il messaggio che voglio rilasciare è che Assimp qualifica, no, non è un corso a taraluce e vino, ma è una cosa seria. Noi abbiamo sempre voluto fare cose serie e alla fine di questo percorso l'operatore che ha in mano questo patentino
è realmente una persona in grado di fare sia un'impermeabilizzazione in sintetico, sia una impermeabilizzazione bituminosa, perché sono due patentini diversi, uno per il sintetico e uno per il bituminoso. Il nostro obiettivo futuro è approcciare anche tutti i prodotti liquidi, perché si eseguono tante impermeabilizzazioni. Vabbè, sicuramente. Ed è un nostro prossimo obiettivo impegnativo, perché nel liquido c'è il problema che il materiale viene realizzato in opera, in cantiere, dunque non c'è la costanza della linea che normalmente produce in maniera continua. Bisogna essere molto più attenti. In questi prodotti liquidi vengono approcciati come prodotti semplici. Non sono assolutamente prodotti semplici, sono di alto livello, ma devono avere alle spalle degli operatori che siano in grado di dosare i prodotti. Magari sono bicomponenti, tricomponenti, sono costosi, hanno delle prestazioni elevate, però devono finire in mano a persone che capiscono cosa stanno facendo, verificano l'umidità residua nel supporto. Ci sono tante variabili. Stoppani lo troverà quotidianamente. Ecco, guardi, l'esempio più classico e lampante è quello che nel famoso bicomponente cementizio spesso mi sento dire: mi è avanzata una tanica o mi manca una tanica, me la puoi far avere, me la puoi portare. Ecco, questo è l'esempio lampante di come non dovrebbe essere la situazione, sì, sì, ma che invece purtroppo nella realtà succede. Quindi siamo ancora di fronte a delle situazioni in cui troviamo gli alchimisti che non rispettano il dosaggio e la scheda tecnica, e invece i nostri sono dei prodotti all'apparenza semplici, ma che devono rispettare delle regole ben precise. D'altronde c'è della chimica dietro, ci sono delle formulazioni nei nostri prodotti, e quindi è una chimica applicata alla cantieristica. Devono essere rispettate, e quindi va fatta tanta tanta formazione, vanno date delle norme precise per rispettare tutto questo, perché oggi ancora siamo nell'ambito dell'alchimia in cantiere, dove appunto i bicomponenti vengono dosati in base alla necessità di lavorabilità del prodotto e non pensando al danno che si fa mettendo più o meno resina in un bicomponente. Ecco. Ma voi per esempio avete tanti prodotti monocomponenti, anche l'acqua non è che deve essere dosata così. Certo. Deve essere dosata come indicato sul sacco, ecco. Non è una già cosa estemporanea. Il prodotto monocomponente è stato sviluppato, il prodotto monocomponente, per andare a bypassare o comunque ridurre gli errori che venivano fatti in passato proprio sulla miscelazione del bicomponente. Ma ancora oggi anche col monocomponente vediamo che spesso i prodotti vengono dilavati piuttosto che utilizzati in maniera non idonea, proprio perché non c'è attenzione al porsi la domanda del risultato finale: cosa può succedere se non uso il prodotto in maniera corretta? Ecco, secondo ma me già nella miscelazione bisognerebbe avere i prodotti idonei, non usare per esempio il trapano, ma usare un miscelatore che ha dei... cioè, certo. Sono tutti particolari che la maggioranza degli operatori tralascia. Ecco. Sì, ma io entra la mia parte purtroppo nel discorso, nella proposta dei prodotti, e negli ultimi anni è successo quello, purtroppo dico, si è puntato tanto tante aziende, tanta offerta è stata puntata su un discorso di prodotti facili, no? Dal facile utilizzo, cioè è stato, tanti hanno voluto cavalcare il messaggio della facilità dei prodotti, no? Privilegiando spesso il discorso della lavorabilità e velocità di posa come il valore aggiunto di qualunque prodotto, e mettendo in difficoltà serie i prodotti, perché effettivamente ci sono dei prodotti che hanno avuto grossi problemi perché l'acqua non era, perché l'acqua è indicata nel sacco, però se ne aggiungo di più è più facile da lavorare, più facile da applicare, posso fare più metri, vado meglio, cioè questo fa, il messaggio che passa è sempre quello della velocità e della facilità di utilizzo, e viene tralasciato questo. Quello sicuramente è una responsabilità che se la devono assumere le imprese che hanno deciso di mettere in commercio, e ne vediamo, ce ne sono tanti esempi, non solo nel discorso impermeabilizzazione, di prodotti facili che fanno miracoli, cioè che fanno tutto di più, cioè quindi, e che se conoscendo bene il settore, conoscendo bene l'impermeabilizzazione, ma si può parlare anche di consolidamento e di altre cose, chi conosce bene il settore sa benissimo che non è possibile, sa benissimo che sono prodotti tra virgolette all'acqua di rose, cioè ovvero prodotti che o fanno una cosa o fanno un'altra e non possono far bene tutte e due. Cioè l'importanza di un corretto utilizzo di un prodotto
idoneo e applicato in maniera corretta ti fa la differenza nella durabilità e ti fa la differenza nelle prestazioni, e quello è fuori dubbio. Sicuramente. Sì, mi conosce, ma io delle volte quando ricevo delle persone che mi presentano dei prodotti, iniziano a parlare dicendo che è una cosa semplice, già partono male. È troppo semplice, mi sa che c'è qualcosa che non funziona. Poi, poi ad esempio, è troppo semplice nel nostro campo, è difficile. È vero. È vero. Noi ad esempio come Torgler, come tecnici, quando andiamo in giro, quando facciamo la nostra formazione, il signor Gondona lo sa, noi parliamo spesso di sistemi per i nostri prodotti, perché difficilmente il prodotto da solo può soddisfare o dare delle garanzie, no? Il famoso discorso della bandella perimetrale che viene richiesta tassativamente, che noi abbiamo messo anche in scheda tecnica nei nostri prodotti, perché l'insieme del prodotto cementizio, bituminoso, acrilico che sia, in combinazione con i nastri, con le bandelle perimetrali o con tutto ciò che è il giunto di dilatazione, diventa un sistema. Quindi quando parliamo di impermeabilizzazioni dobbiamo sempre parlare di sistema, mai di singolo prodotto, perché il singolo prodotto può essere non sufficiente a soddisfare le richieste della mia impermeabilizzazione. E spesso purtroppo invece ancora nei cantieri vedo che arrivano, vengono utilizzati i singoli prodotti senza considerare il concetto di sistema, che secondo me è una cosa che poi nelle normative che credo che verranno sviluppate in questi anni sarà fondamentale parlare di sistemi sui prodotti. Si parla solo di sistemi, ecco. Cioè, il nostro approccio ai tavoli uni è stato lanciare un chiaro messaggio che non parliamo più di un'impermeabilizzazione, ma di un sistema impermeabile o termoimpermeabile. Esatto. Deve essere un pacchetto che corrisponde e soddisfa determinate esigenze. Non è più il singolo strato. Non è in grado a volte di soddisfare le esigenze dell'impermeabilizzazione. Ma noi, per esempio, il primo libro che abbiamo fatto, che è questo, che ormai ha quasi 20 anni, ve lo faccio vedere, è chiamato sistemi di impermeabilizzazione, ecco. Però nel 2002 era una novità, cioè adesso è abitualmente troviamo anche capitolati in cui chiedono dei sistemi impermeabili. In allora c'era una, sul capitolato, sui disegni c'era una linea nera che individuava l'impermeabilizzazione. Due membrane da 4 mm, capitolato tecnico finito, cioè, c'è un mondo invece a sta linea nera che bisogna valutare con estrema attenzione, ecco, perché poi nel mio specifico è un'azienda che è alla quarta generazione, la nostra azienda la vengono a cercare anche dopo i 9 anni e 9 mesi, cioè giustamente pagano qualcosa, spendono, siamo più costosi di altri e giustamente la gente vuole avere la sicurezza di avere un interlocutore che non sparisce, ma a distanza di 10 anni. Io ho avuto, appena avevo iniziato a lavorare, ho rifatto un cantiere ad Acquiterme sopra un'azienda e c'era il preventivo di mio nonno. Sta signora ha ricercato sulle pagine gialle e ci ha ritrovato ed è rimasta stupita che avessimo continuato a portare avanti questa attività particolare. Ma lei adesso ha toccato l'aspetto sicuramente delle norme, dei sistemi e delle norme che si stanno muovendo in questa direzione. In Italia abbiamo già delle norme di riferimento, quindi la norma c'è di riferimento, però secondo lei le norme, il quadro normativo italiano in merito alle impermeabilizzazioni è un quadro sicuramente da migliorare, ma che ha anche delle falle e quindi bisognerebbe intervenire su un quadro normativo, cioè vede il quadro normativo tedesco che è più completo sul discorso dei sistemi avendo le varie DIN, quindi come regolamento, e quindi valuta degli aspetti che allo stato attuale il quadro normativo non valuta, cioè la 18531, 532, 33, 34, 35 sono tutti dei DIN che valutano degli aspetti che la norma in utilizzo in Italia sicuramente non valuta. Dove vede lei l'aspetto da migliorare a livello di quadro normativo e sposa questa mia affermazione del che forse il quadro normativo tedesco è più completo o no? Non sarebbe applicabile sul mercato. No, il quadro normativo all'estero, noi abbiamo dei proficui rapporti, non tanto con la Germania, anche per motivi di lingua, ma a parte quello stavo scherzando. Abbiamo abbiamo un proficuo lavoro e una collaborazione con il presidente dell'Associazione Francese degli Impermeabilizzatori. Mm-hmm. Abbiamo partecipato l'anno scorso al loro congresso e riscontriamo in Francia una grossa
consapevolezza anche dello Stato, cioè dello Stato centrale, che ha apprezzato e ha capito l'importanza delle impermeabilizzazioni. Cioè la locale associazione, quando si siede al tavolo, c'è un rappresentante del governo, un rappresentante delle assicurazioni, un rappresentante degli impermeabilizzatori e un rappresentante dei produttori. Questo tavolo partorisce continuamente delle norme e degli adeguamenti a norme che hanno riscontrato delle criticità. Non è un sistema immobile, immagino quello tedesco, non lo conosco bene, ma credo che non siano dei momenti cristallizzati, ma sono momenti che nell'arco del periodo cambiano. In Italia noi sono alcuni anni che ci battiamo per avere delle norme chiare, univoche e che permettano alla persona che ha bisogno di rifare un'impermeabilizzazione di capire come deve essere fatta. O il tecnico che va a controllare poi l'impresa, di comprendere se l'impresa sta realizzando un'opera fatta in maniera adeguata, perché io non ho paura di essere controllato se seguo delle regole e non mi invento nulla. Da noi purtroppo ci sono delle soluzioni tecniche, a volte funzionano, a volte no, però sono molto personalizzate a seconda del tipo di impresa che realizza l'opera. Noi abbiamo necessità invece di avere una norma a cui fare riferimento per realizzare per esempio un risvolto impermeabile o in bituminoso, in sintetico o con un materiale liquido, deve esserci solamente un tipo di posa. In Francia succede così, cioè ogni particolare normato e addirittura viene indicato il tipo di prodotto da utilizzare. I produttori in Francia sono meno, per esempio nel bituminoso sono 4-5, viene indicato proprio il materiale e viene indicata l'altezza del risvolto, che deve essere almeno di 25 centimetri, non sto a tediarvi su quello, però è molto molto più normato. In Italia, secondo me, un ottimo, se non rubo troppo tempo, no assolutamente, norma è l'8178, che invito tutti a comprare, perché finalmente entra nel dettaglio di come deve essere realizzata un'opera, cioè finalmente mette in chiaro che su un terrazzo devono essere presenti almeno delle pendenze pari all'1%, che sono tutte cose che noi andavamo dicendo da tantissimi anni, però non c'era scritto da nessuna parte. Può ripetere il nome della norma, per favore? L'8178/2, che è uscita a gennaio 2019. Secondo me è una spesa che ogni impresa, ogni studio di progettazione, ogni azienda come la vostra, secondo me dovrebbe leggere con attenzione, perché ci sono spunti interessanti e ci sono finalmente dei paletti chiari che l'impresa che realizza il sistema impermeabile deve seguire, e chi controlla ha la possibilità di verificare la corretta realizzazione di un sistema. Si parla anche, per esempio, dell'altezza minima di un risvolto, che deve essere di 15 centimetri sopra la pavimentazione finita. Un passaggio molto importante, se ci sono degli impianti, io delle volte su rifacimenti sopra ospedali, ma anche sopra sedi di società, c'è una selva di francoil, di tubazioni a 5 centimetri da terra. Quando è stata realizzata l'opera, nessuno ha pensato che poi bisognava rifarlo il terrazzo, e tu ti trovi a dover intervenire su supporti che ci vorrebbe un topolino per andare sotto questa selva di tubi. La norma prevede che tutti gli impianti devono essere almeno a 80 centimetri dal piano di posa del sistema impermeabile, per dare la possibilità a chi interverrà in futuro di riuscire a riparare o a rifare il sistema impermeabile. Ecco. Secondo me è una norma che è durata la sua stesura quasi 3 anni, però ha raggiunto dei risultati molto importanti, perché indica come deve essere fatta una stratigrafia. Cioè bolla, tra parentesi, finalmente la famosa membrana a perdere con sopra le pendenze, è assolutamente vietata la realizzazione di un'opera del genere, perché tante volte ti trovavi in cantiere e c'era l'impresa che doveva andare avanti sotto a dare il bianco sul capannone industriale, metteva questa guaina, se la dimenticava, poi faceva le pendenze e rifaceva l'impermeabilizzazione sopra le pendenze. Nella norma, nell'8178, è vietato questo tipo di soluzione tecnica. Vi ho dato un'infarinatura. Assolutamente, assolutamente. L'ha dato a noi, ma l'ha dato a chi tutti ci ascolta. Sicuramente credo che la cosa che ha sottolineato è l'importanza sicuramente dei dettagli, quindi che è quello che è il tema
della puntata, cioè che è quello anche che ha detto Stefano inizialmente, quello che come noi cerchiamo di fare con i nostri tecnici della formazione sui nostri prodotti. Assim sicuramente spinge molto una formazione sui sistemi programmabilizzanti e su sottolineando quanto il dettaglio sia fondamentale e che non si può improvvisare e non si può utilizzare un prodotto facile, perché non niente è facile, cioè assolutamente non può essere considerato facile un intervento di questo tipo. Secondo me certe volte siamo creativi, certe volte siamo troppo creativi, ecco. E ci troviamo delle cose veramente allucinanti. Comunque io ho la fortuna di lavorare anche in Francia, non buttiamoci giù, perché la nostra manodopera è molto apprezzata, non è che all'estero non hanno problemi e le impermeabilizzazioni non perdono. Noi abbiamo visto uno studio simile a quello che abbiamo fatto noi in Italia, in Francia, e le percentuali sono le stesse, siamo intorno al 50%. Ecco. Non è che all'estero sono dei draghi, ecco. All'estero hanno già subito dei passaggi, gli addetti che fanno impermeabilizzazione non sono mai francesi, sono già arrivati a perdere il contatto, a parte imprese grosse che sono strutturate, però la manodopera italiana lavora bene ed è apprezzata. Noi lavoriamo spesso in Francia e ci fanno i complimenti. Ecco, dunque, secondo me siamo bravi più a produrre che a fare sistemi impermeabili. Dicevamo prima, no, che il diavolo si nasconde nei dettagli prima di iniziare con la puntata, ma assolutamente vero. Tra l'altro vedo e noto con molto piacere come comunque questo fil rouge che abbiamo steso ormai con le prime puntate di Tech & More in marzo si sta dipanando da serie in serie, puntata in puntata, portandosi dietro comunque delle tematiche che noto con piacere e anche credo per il pubblico da casa sia interessante vedere come ci sono temi che nel mondo dell'edilizia rimangono ricorrenti, che sono la professionalità della posa, la qualità del prodotto, che sono assolutamente importantissimi. Un altro tema secondo me interessante è anche il discorso della tenuta nel tempo. Allora, in ultima battuta mi piacerebbe come si può dire, comprendere meglio una cosa, visto che fra tutti sono quello magari con meno preparazione tecnica, mi piacerebbe capire il discorso legato alla tenuta nel tempo e quali sono anche poi le problematiche che può comportare un lavoro non fatto bene o con dei materiali anche di qualità non eccelsa. Questo soprattutto in ottica magari anche di fornire dei consigli a chi magari deve approcciare con un lavoro di questo tipo. Questo lo faccio a tutti e tre, visto che siete, diciamo... posso far presente che nel nostro campo la manutenzione è sconosciuta. Non so se a voi capita di salire su un tetto condominiale che sono magari 8 anni che ci sono gli scarichi intasati, le pitture che non esistono più, i gabbiani ci hanno fatto 5 nidi e magari c'è qualche problema. Cioè uno quando acquista una macchina ogni 6 mesi, ogni anno fa un tagliando. Bisogna far capire alle persone che anche una copertura impermeabile ha necessità di avere una manutenzione. Alla luce anche che, mi permetto di far presente, che c'è anche una norma, questo è un lavoro nostro antecedente, la 11.540, che norma come deve essere realizzata la manutenzione di una copertura. Dunque non c'è da inventare nulla, c'è una norma appunto che spiega come deve essere fatta la manutenzione e tante imprese come la mia legano la manutenzione alla garanzia, perché giustamente non ti puoi dimenticare il sistema impermeabile sul tetto per 10 anni. Ogni tanto qualcuno sul terrazzo deve salire e verificare che non ci siano gli scarichi otturati, una scossalina che si è staccata, rinnovare le pitture nei canali di gronda e seguire questo per far durare di più l'impermeabilizzazione. Ecco, perché se una guaina viene lasciata a vista per 10 anni senza nessun tipo di protezione, la sua vita nel tempo sarà decisamente inferiore rispetto a un manto che magari in 4-5 anni viene protetto con un'adeguata vernice protettiva. Il messaggio da far passare è anche manutenete il vostro tetto, non dimenticatelo. Non so cosa ne pensa Stupani. Quello sicuramente, manutenzione e ritorno sulla scelta del prodotto, quindi mi aggancio a magari una pitturazione del canale di gronda, se lo vado a fare con un prodotto certificato UV resistente, so che sicuramente avrò una durata nel tempo migliore, superiore a un prodotto che non ha questa certificazione. Quindi anche qui
andare a scegliere preventivamente un prodotto che mi dia determinate caratteristiche in base al risultato che io voglio ottenere nel tempo. Quindi sicuramente la ricerca del prodotto in base alle sue caratteristiche. Un prodotto che ha una certificazione UV resistente mi darà sicuramente delle garanzie di durata maggiori nel tempo se dovrò lasciare la mia impermeabilizzazione a vista. Se anche qui invece magari parliamo del balconcino esposto alle intemperie, devo fare un'impermeabilizzazione e so che questa impermeabilizzazione viene poi rivestita da un rivestimento ceramico, andrò a utilizzare un prodotto liquido che però magari sia certificato in base alla 11493, per parlare ancora un po' di norme, che è la norma che oggi sappiamo è quella che regola i materiali liquidi sotto piastrella. Quindi andare a cercare dei prodotti che abbiano queste caratteristiche, che sicuramente mi danno delle garanzie di durata nel tempo rispetto a prodotti che magari non hanno queste determinate caratteristiche. Quindi l'insieme di scelta del prodotto, applicazione in maniera corretta e manutenzione sono i tre elementi che sicuramente ci daranno delle garanzie di lunga vita nel tempo della nostra. Se mi posso permettere, capire anche l'utilizzo, perché ci sono dei protettivi del calcestruzzo che vengono venduti come impermeabilizzanti. Quando vi propongono un prodotto bisogna capire bene il suo utilizzo, perché per determinate applicazioni vanno benissimo, ma per altre applicazioni non vanno assolutamente bene. Ma infatti io nella norma di riferimento prima ho messo anche la 15042, perché spesse volte proprio capita come richiesta impropria di avere un prodotto classificato 15042 come impermeabilizzazione del calcestruzzo, quando stiamo parlando di una cosa che è impropria, appunto detto. Quindi che è, esatto, non è sicuramente la scelta appropriata, cioè la 1504 parla di protezione del calcestruzzo, ha anche una protezione dal punto di vista di impermeabilità, però non è la norma di impermeabilizzazione del calcestruzzo, e quello è bello sottolineare. Per esempio in Francia ci sono i prodotti che servono per l'étanchéité, che è l'impermeabilizzazione, e poi ci sono i prodotti che assolvono un altro lavoro e hanno un nome diverso, perché si chiama impermeabilizzazione, come tipo a noi, e che vengono e sono protettivi dei massetti, e nessuno si sognerà mai di utilizzare questo prodotto per fare un'impermeabilizzazione, perché ogni prodotto secondo me ha il suo utilizzo e ha il suo campo di applicazione. Bisogna essere chiari quando si propongono determinati prodotti nel sistema di utilizzo, non bisogna invertire le cose per cercare un piccolo strato, cioè ognuno deve essere in grado di capire cosa propone, ecco. Perché delle volte ti trovi delle persone che propongono dei prodotti che non sono assolutamente idonei a quel tipo di applicazione, magari per spendere meno. E poi voglio vedere se uno deve buttare all'aria un pavimento magari di marmo che costa 200 euro a metro, e poi l'incidenza sull'impermeabilizzazione non è il materiale, è la manodopera, ecco. Cioè risparmiare, mettere un prodotto che costa 2 euro, mettere un prodotto che costa 4 euro a metro, con un costo mio della manodopera che è intorno ai 40 euro all'ora, secondo me sul prezzo che compone un'impermeabilizzazione di 30 euro, 5, 6 sono il prodotto e il resto è manodopera. Dunque non è logico stare a risparmiare sul prodotto, secondo me, perché tanto l'applicazione porta via lo stesso tempo, dunque conviene magari spendere qualcosa in più per un prodotto più performante. Il costo dell'operatore è sempre lo stesso, salirà leggermente l'offerta, ma non si sposterà di tanto, quello che voglio dire. Riguardo ai prodotti e ai dettagli, tra l'altro mi ero confrontato con Stefano prima della puntata e avevamo delle foto che mi piacerebbe commentare un attimo insieme, se siete d'accordo. Stefano, qua poi lascio la parola direttamente a te, dimmi tu anche poi quando cambiare le chart, perché da questo momento vi facciamo vedere quattro immagini, anche un micro video, e poi pian piano andiamo a chiudere la puntata. Però appunto parlando dei dettagli, prima ci sembrava carino far vedere anche questo aspetto. Stefano, io parto con la prima immagine, se vuoi commentare tu, e poi... Questa è un classico balconcino, una situazione che abbiamo trovato alcuni mesi fa su una struttura a Santa Margherita, dove per necessità... Questo è il classico battuto con la sua scorsalina in rame. Alcuni di questi balconcini erano già stati trattati con un primer bituminoso perché l'impresa pensava di posare la classica guaina bituminosa a caldo e poi di andare a incollare direttamente
il pavimento, tra l'altro, in marmo sulla guaina bituminosa, che è un errore assolutamente da evitare, ma siamo riusciti per fortuna ad arrivare in tempo, quindi abbiamo fermato l'impresa, abbiamo fatto applicare un impermeabilizzante a base bituminosa, quindi vai pure con l'altra, un prodotto a base bituminosa che ha però anche al suo interno un inerte e del cemento, e quindi che lo rende anche piastrellabile. Qua vedete il dettaglio della bandella butilica, quindi noi abbiamo messo una bandella butilica a sormonto del rame che avete visto prima a perimetro del nostro battuto, e quindi il dettaglio, no? Questa bandella butilica che ci permette di fare da ponte fra il battuto di cemento e il rame, che hanno, sono materiali che sapete che hanno dei coefficienti di dilatazione completamente differenti, quindi abbiamo bisogno di qualcosa che vada a raccordare e a dare impermeabilità al nostro giunto, al nostro raccordo, quindi abbiamo posato una bandella butilica e successivamente siamo andati a stendere questo prodotto che ci permetteva quindi di garantire l'impermeabilità del nostro balconcino, ma allo stesso tempo di poter essere piastrellato, perché è un prodotto certificato in base alla norma 11493 e quindi idoneo per ricevere una successiva pavimentazione. La nostra, questa qua che vedete, è stato... Cos'è successo? Stefano, perdonami, no, scusa, durante il video chiude l'audio e purtroppo non si è sentito il commento sull'applicazione del prodotto, se puoi ripeterlo gentilmente, scusami. Niente, dicevo che l'applicazione che avete visto nel video è il prodotto, che è un prodotto a base acqua, in questo caso steso in due mani. Il prodotto l'abbiamo posato dopo aver però curato tutti i risvolti verticali, quindi la bandella, oltre che averla posata come punto di raccordo fra il cemento e il rame, anche sul risvolto verticale. E andiamo poi all'immagine finale, questo è il, tutta l'impermeabilizzazione, e poi successivamente siamo andati a fare l'incollaggio del marmo, quindi come diceva prima il signor Grondona, comunque una pavimentazione di pregio che rischiava di dover essere rimossa e buttata via nel giro di pochi mesi, perché l'impresa non aveva considerato il fatto che è un errore andare a posare del marmo direttamente su una guaina bituminosa, quindi non è possibile. È impossibile, però siamo arrivati a trovare questa situazione, quindi mi sono trovato in cantiere dei balconi già primerizzati col primer bituminoso e per fortuna siamo riusciti a intervenire per tempo e a trovare una soluzione in corso d'opera che ha permesso sia di impermeabilizzare che di andare a incollare. Quindi quello se che posso dire una cosa, se potete rimettere la fotografia, ecco, dell'intervento. Purtroppo l'impresa, se si può, se no fa niente. Sì, certo. Ditemi quale, solo giusto per ho finito. Quella prima. Perfetto. Se l'impresa avesse chiamato Stoppani prima, non so se lei ha già capito cosa voglio dire, però sarebbero stati da levare sia i marmi in corrispondenza della soglia di accesso, certo, che i risvolti verticali fin sotto. Quello è un punto che giustamente voi avete fatto un lavoro perfetto e avete curato nel dettaglio il sottosoglia, però se l'impresa avesse rimosso anche la piena di marmo avreste avuto una garanzia totale, e quello è il messaggio da far passare. L'impresa edile non ha la capacità, come ha il vostro tecnico, di capire qual è il punto debole, ecco. Senza nulla togliere l'intervento, che sicuramente funziona, però c'è sempre un'alea di una problematica che potrebbe nello specifico non presentarsi, ma in altri cantieri presentarsi, ecco. E la differenza fra un'impresa che fa impermeabilizzazioni e senza nulla togliere al muratore, l'impresa generale, e capire qual è il dettaglio, ecco, che Stoppani ben conosce. È fondamentale la cura del dettaglio nell'impermeabilizzazione, come in tutta l'edilizia, ma nell'impermeabilizzazione è fondamentale. Come tutte le cose, tra l'altro. Perché... abbiamo detto prima, cioè il fatto proprio l'importanza di un sistema, perché alla fine torno lì, perché il sistema dovrebbe proprio andare a tutelare, cioè a riuscire a mettere insieme i vari componenti affinché
venga valutato il singolo dettaglio dell'intervento. Questo dovrebbe essere, cioè creare un abito, se si può parlare, su misura, anche applicato sì. all'impermeabilizzazione in questo caso. Qui non si può parlare di un buon prodotto, o un buon nastro, o un buon componente, se non si parla poi di un sistema applicato al contesto del cantiere, perché quello è, cioè, alla fine anche un buon sistema, se applicato in un contesto in maniera inappropriata, non serve assolutamente a niente. Mi permetto, queste norme, se ci fossero dei problemi, non avendo una letteratura che sviscera le varie problematiche, se il CTU va a leggere la norma e trova delle difformità sulla realizzazione del sistema impermeabile, chi ha realizzato l'opera ha dei problemi. Ecco, per quello che secondo me uno dovrebbe investire 200-300 euro, comprarsi queste norme e leggere cosa è indicato in queste norme per la realizzazione dei particolari. E sfugge sia ai progettisti sia alle imprese, però bisogna, non è ammessa l'ignoranza, ecco, secondo me bisogna documentarsi e cercare di lavorare in qualità rispettando quello che è indicato ultimamente, negli ultimi 2 o 3 anni, quello che è indicato nelle norme, ecco. Facendo una battuta, potrei aggiungere anche gli amministratori di condominio, visto che mi sta venendo voglia di invitarlo alla prossima puntata, perché avete detto delle cose che mi sono sentito un attimo toccato da vicino, quasi quasi la prossima volta lo farò partecipare come pubblico. Scherzi a parte, io ho sempre il triste compito di portare la puntata verso il suo lido di arrivo, diciamo, perché ormai siamo quasi in chiusura. Io inizio intanto con ringraziarvi veramente per la puntata, perché comunque era un argomento abbastanza particolare, tecnico, e credo che lo scopo di mantenere la chiacchierata costruttiva e interessante sia stato pienamente raggiunto. Quindi vi ringrazio anche a nome del pubblico, che ho visto che è stato abbastanza numeroso oggi, e vi lascerei a un giro di saluti prima poi di chiudere la giornata. Prego. Beh, io ringrazio, mi aggiungo e lascio poi a Grondona chiudere la data, ma sicuramente ringrazio il signor Grondona per il tempo che ci ha dedicato e per la sua esperienza, la sua competenza che ha messo al servizio, ma nostro, ma anche dei nostri collaboratori, clienti, utenti che ci hanno seguito. E quindi veramente grazie signor Grondona per la sua disponibilità e per essere stato presente a questo format e a questo approfondimento sull'impermeabilizzazione. Grazie a voi, siete stati gentilissimi, peccato che non ci siamo potuti vedere di persona, ma torneranno anche i tempi in cui ci si potrà stringere una mano. Sicuramente, speriamo a presto. Il tempo prima almeno per me è volato via, io avrei parlato ancora. Prima di lasciare a Stefano, integro con una cosa: in realtà quest'anno, questa stagione di Tech & More era nata per essere tutti insieme, quindi più come un talk show dal vivo che ognuno dalla sua postazione, ma siamo fiduciosi per il futuro che ci rincontreremo dal vivo, magari riparlando anche di impermeabilizzazione, perché no, invitandola anche qua da noi. Quindi sicuramente aspettiamoci delle nuove puntate nei prossimi mesi, settimane. Stefano. Siamo a disposizione per la Torre, se avete bisogno, ci fa piacere avere che ci stimo. Grazie, tante grazie secondo me. Stefano, lascio anche a te un saluto. Grazie mille, grazie al signor Grondona, è sempre un piacere ascoltarlo perché trasmette grande passione, quindi è sempre un piacere ascoltarlo e una buona giornata a tutti quanti e un grazie. Io vi ricordo... Passione importante, ecco. Sappiamo anche noi, spingiamo proprio su questo. Io ricordo al nostro pubblico che Tech & More tornerà la prossima settimana con nuovi ospiti, vi manderemo poi come e con chi nei prossimi giorni. Intanto vi ringrazio, vi aspettiamo la prossima settimana, sempre in diretta, sempre con Torgler Tech & More. A posto.